Allora, noi siamo qui, lo sapete, questo è un momento, chiamiamolo così, celebrativo. Perché celebrativo? Perché sostanzialmente c'è la consegna dei diplomi ai ragazzi che hanno superato l'esame di Stato, no? Ultimo fatto. E la consegna avverrà intorno alle 11, 11 e qualche cosa. Però è molto importante, oltre l'aspetto celebrativo, per cui rendiamo noi questi ragazzi, i nostri ex compagni, no? Cioè, è un piacere di rivederli via di seguito, è molto importante il momento informativo, ecco, il momento informativo, per cui queste persone che voi vedete qui, dal il professor Longhi, rettore dell'Università delle Marche, e poi tre giovani ricercatori, imprenditori e ricercatori, il dottor Matteo Tenti, il dottor Piovani e il dottor Mingarelli Diego, giovani ragazzi che agiscono nell'ambito della ricerca e nell'ambito della imprenditoria, per cui la loro voce di gente direttamente che agisce sul campo e gente anche estremamente giovane, perché questi hanno superato da poco una trentina, quindi e che succede? La loro parola, come stavo appunto dicendo a voi, la loro parola vi sarà molto utile, per cui è un momento informativo particolarmente importante. Cominciamo subito le nostre cose. La preside Verdini vuole rivolgere un saluto a voi, alle persone. La mia voce non è come quella del professore, però provo a salutarvi anche senza il microfono. Buongiorno agli studenti, buongiorno ai grandissimi ospiti e ai grandissimi relatori che stanno qui accanto. È nostra consuetudine ritrovarci alla vigilia della grande festa del Natale per quello che è una cerimonia, ma che vuole essere anche un momento molto importante. Ci ritroviamo a parlare di scuola, ci ritroviamo a parlare di formazione, quindi ci ritroviamo a parlare di futuro. E i ragazzi che sono qui, che sono in attesa del grande passo per l'esame di Stato e quindi il passaggio al mondo dell'università, al mondo del lavoro, hanno un'occasione di formazione e di comunicazione alta, perché attraverso le voci del magnifico rettore e dei nostri ex studenti ricercatori che hanno trovato un loro traguardo, un loro percorso molto significativo, potranno sicuramente attingere, e questi relatori saranno di auspicio a un loro futuro di successi. Quindi ascoltiamoli, mettiamoci l'ascolto di noi stessi perché le scelte siano significative. Buon lavoro e buon anno e buon Natale a tutti.